Adesso siamo connessi sia su Facebook che su Instagram, quindi saluto anche su Facebook tutti gli amici di Karate Mania, la pagina degli appassionati di karate di cultura giapponese. E siamo qua con Silvia Semeraro, grandissima campionessa di Kumite, che fa parte anche del Team Italia e sta cercando adesso di qualificarsi per le Olimpiadi. Ciao Silvia! Buonasera a tutti, grazie Karate Mania, grazie Silvia per l'invito. Fa molto Allora, grazie piacere far a te. parte di questa conversazione. Grazie a te, figurati, anzi, per me è un onore essere qua con te. Sei la nostra prima ospite di Kumite, quindi è un grandissimo onore. Onore, Bene, onore, onore. Bene, come sta andando il periodo? Come è stata la catena? difficile accettare la situazione perché abituati tutti noi atleti ad avere obiettivi a breve termine, distanziarsi così tanto da una gara e sapere che le Olimpiadi sono state rinviate e le prossime gare sono nel 2021, insomma, e bisognava prendere consapevolezza e capire come organizzare il tutto, sia con gli allenatori che comunque psicologicamente, perché comunque non Certo. è più un obiettivo breve termine, ma a lungo termine. Breve termine è per quello che si può migliorare a livello tecnico-tattico, però dopodiché le gare saranno a lungo termine, quindi ce n'è di tempo, quindi bisogna. Bene. Come ti stai allenando in questa prospettiva? Sicuramente i primi 2 mesi sono stati un po' critici perché non avevo il tatami a casa, insomma, tutto pavimento, non si poteva ovviamente, come ben sai, unirsi con altri No, atleti, infatti. sport di contatto, tutti gli sport bloccati, quindi mi sono adattata in casa. Adesso il mio spazio, il mio tatami, Savio Loria che mi segue come allenatore della nazionale, che saluto, che mi segue costantemente tutti i giorni tramite Zoom, la piattaforma. Anche noi salutiamo il grandissimo maestro Savio Loria. Ciao Savio, che è anche un amico. Quindi fondamentalmente mi sono riuscita ad adattare molto bene, devo dire. Perfetto. Quindi i primi tempi erano un po' in stile karate da funakoshi, cioè pavimento. Sì, infatti iniziavo a sentire le articolazioni, dicevo, ma cos'è? Di solito, e ho detto, vabbè, forse è il caso di montare un tatami. Sì, dai, anche perché a 23 anni, insomma, non era certo la... 24. 24, scusami. Non era certo la vecchiaia. No, no. Poi tutto questo nella vita, però. Sì, no, infatti con il coronavirus ormai siamo abituati, cioè qualsiasi cosa ormai è possibile, dalla pandemia in poi, cioè. Io non ho mai sottovalutato niente, però adesso più che mai non bisogna sottovalutare più nulla. Infatti. Quindi, bene, bene, adesso magari ti volevamo chiedere anche qualche aneddoto, diciamo, della Silvia Semeraro fuori dal tatami, quindi parlare un po' di te anche come persona, Beh, qualcosa che non sicuramente io. sappiamo di te. Tanto, no, scherzo. No, io conduco una vita normalissima, molto normale. Ovviamente la maggior parte della giornata la trascorro allenandomi, questo è la verità, perché io comunque vivo per questo. Però sono amante della pesca, mi piace stare con un gruppo di Ah. amici, le uscite tranquille, sì, svagare, non rimanere e fossilizzare sempre nei soliti discorsi, nelle solite cose. Mi piace conoscere posti nuovi, amo il verde, amo la natura, tantissimo gli animali, molto rispetto per loro. Davvero? Sì. Poi vivo con alle spalle la pineta, quindi è puro ossigeno per me e questa cosa mi rilassa tantissimo. Beata te. E me la sto dicendo perché fondamentalmente non ho mai trascorso un periodo così lungo a casa, scendevo solo poche volte. Qualche mese, Natale, Pasqua, però adesso con questo fatto del Covid sono rimasta molto tempo a casa. Qui sto cercando di godermela a 360 gradi, ovviamente allenandomi, migliorando tutti gli aspetti che bisogna migliorare, però non trascurando, insomma, la vita privata, anche perché fino adesso non siamo usciti. Adesso stiamo iniziando a vivere, quindi con calma dobbiamo un attimo rientrare nella norma, dico io, Riprendere i ritmi, no? ma cioè, tu normalmente che bilanciamento hai tra vita
private e allenamenti? Cioè riesci ad avere una vita... Sicuramente, no, io sono abbastanza organizzata, mi piace programmarmi le cose, non mi piace svegliarmi e non sapere cosa fare, è una cosa che mi fa impazzire. Il perdere tempo a me fa impazzire. E io organizzo le giornate, le uscite, gli allenamenti, gli orari soprattutto, l'alimentazione, comunque non sforare gli orari dell'alimentazione, anche quello sono fissata. Non è Ah. che ceno alle 10, no, assolutamente, o pranzo tardi. Cerco sempre di avere un regime abbastanza equilibrato, perché tutto fa la differenza. Che brava, Penso bene, sì. beh, questo sicuramente curare molto l'alimentazione ti aiuta poi anche ad avere delle performance migliori in allenamento, giusto? Cioè, di Ma solito come sei questo molto metodica o ogni tanto sgarri? è il problema. No, vabbè, io troppo perfettina no, sarei ipocrita a dire questo. Nel senso, adesso che sono lontana dalle gare, mi sono permessa di sforare più volte, questo sì. Però ovviamente non, cioè, non sempre, magari il fine settimana, invece di essere solo il sabato, magari sabato e domenica o anche venerdì, però poi in settimana rispetto un regime equilibrato, anche perché mi alleno e l'idea di sentirmi appesantito in allenamento mi dà fastidio. Sì, certo, perché ci metti tutta l'anima, poi non ti vuoi sentire. Non hai le giuste energie, cioè puoi mangiare due cose diverse, solo che uno ti appanna e ti dà fastidio fisicamente, l'altro ti dà la giusta energia. È vero. Quindi io preferisco la giusta energia se so che devo sostenere un allenamento intenso. Certo. Sì, infatti, altrimenti poi uno dopo è come se non si stesse allenando, cioè si sente anche in colpa. Allora, raccontando un po' di te, diciamo partendo dall'inizio, siamo curiosi di sapere, insomma, a che età hai cominciato a praticare karate e come ti sei appassionata al kumite in particolare, piuttosto che al kata, cioè perché anche kumite piuttosto che kata. Beh, sicuramente io da piccola ero molto vivace, non lo nego, lo sono tuttora, molto energica, Si molto, vede. non mi piace oziare, mi piace mantenermi viva, però sì, diciamo no, il kata ho sempre preferito combattere, fare combattimento, ho fatto un po' di forme da piccola, un po' di kata l'ho fatto per formarmi, ecco, Certo. imparare le tecniche, la base va fatta, questo sì. Però poi col passare degli anni mi ci vedevo più nel kumite, nel combattimento con un altro avversario. Nell'affrontare e giocare con un altro avversario, perché da piccola l'ho preso come un gioco fondamentalmente, poi è stata diventata una vera e propria passione e mi cimentavo ancora di più nelle gare, sai, c'era quel fuoco dentro che ti trasportava e quindi ho detto, vabbè, il kumite è sicuramente è la strada È della per vita, me. io ho preferito il kumite a prescindere. Hai iniziato da piccolina o Sì, ho iniziato a 6 da a anni, che a età? 6 anni, ho iniziato i Ah, primi passi sul tatami. perfetto, perfetto. Infatti, Quando facevo kata, non mi posso dimenticare che mi annoiavo da morire. Dicevo, no, ora scendo, però dovevo farlo. come tutti i colleghi del comitè, insomma, Ma c'è sì. proprio Certo, un mood che viene condiviso, c'è la distinzione, no? però poi con segno di poi, tanta stima al kata, perché hanno un adattamento e una testa non indifferente, perché loro si esprimono comunque da soli al centro di tutto, è diverso dal comitè. Quindi ad ognuno il suo, quindi tanto di cappello anche a chi fa kata, perché non è facile. È differente dal kumite completamente, però non Sì, va no, disprezzato. infatti ne parlavamo oggi nella nostra chiacchierata di pre-live, no? Che uno comunque quando fa un kata entra sul tatami pensando, ok, devo estraniarmi, devo rimanere calmo, concentrato, in equilibrio, eccetera. Invece magari uno che si prepara ad un incontro di kumite ha un tutt'altro approccio, deve pensare anche ad una grinta, ad una voglia di vincere. Legata comunque a un avversario, no? La presenza Sì, di... infatti io penso che la voglia di vincere ce l'hanno un po' tutti, sia nel kata che nel kumite. Il problema è come la si esprime. È normale che nel kumite le tecniche vanno portate a segno in una maniera differente, con un richiamo. Il kata invece le stoppa e poi le richiama, cioè una serie di cose. La squalifica per il kata, la squalifica per il kumite, cioè ci sono proprio opposti. Però la voglia di vincere penso ce l'hanno tutti. E come dico io, quel ragazzino interiore è normale che magari può uscire più sul kumite che sul kata, ma perché sul kumite la puoi esternare, magari con il chiai, con la voglia, col movimento. Nel kata, per quanto vuoi esternare la vittoria, però devi rimanere sempre composto, non È puoi vero. far vedere molto, ecco.
Ma un utente ci ha fatto una domanda che non ti avevo sottoposto ancora, no, è una news. E quando hai capito, quando hai sentito nascere in te la voglia di vincere? Cioè abbiamo parlato di questa voglia di vincere, no? Tu hai detto che in sostanza non basta, diciamo, allenarsi bene, ma ci deve essere anche una voglia di autodeterminarsi. Sì, diciamo che io penso che sia una cosa molto interiore, cioè nel senso te ne accorgi crescendo di quanto sei competitiva, di quanto vuoi vincere, ce l'hai dentro, per quanto puoi allenarti psicologicamente a voler vincere o a far crescere quella fatica agonistica, come la vogliamo chiamare, però penso che la voglia di vincere ce l'hai dentro, cioè quanto ci tieni a raggiungere un obiettivo, quanto sei pignolo. Quanta perfezione ci metti all'interno, quello penso sia una cosa caratteriale e ad ognuno di è diverso. Io sono diversa da tante altre mie avversarie o amiche, insomma, quindi è difficile dare una giusta spiegazione, però secondo me già ce l'hai dentro, la scopri crescendo, la scopri facendo le gare, ma soprattutto perdendo e affrontando le difficoltà, perché là ti devi un attimo rialzare e devi darti una mossa, perché sennò rimani punto zero, dico io, Mi non rimane dai male. la infatti, mi dai l'assist per una domanda. Ti consideri più un'atleta razionale o impulsiva? Allora, nella vita sono più razionale, nel carattere sono più istintiva e impulsiva. Lo so che è molto difficile la risposta che ti ho dato, però è così. Cioè, nel Interessante. Riesci ad esprimere un'altra parte di te in pratica, una parte magari più nascosta? nel carattere, diciamo, per me il karate è la mia massima espressione, cioè riesco ad essere me stessa. Anche nella vita lo sono, però è normale che nella vita non è che è tutta l'aggressività che ci metto nel Certo, karate. Cioè, il per karate fortuna. comunque è un gioco, una passione, quindi ci metti altre cose. E sicuramente lì posso usare un po' di istinto, un po' di creatività, un po' di fantasia. Nella vita devi un attimo ponderare il tutto. Non è che puoi uscire pazzo o fare cavolate. Così cresce, certe cose le eviti. Sono più leggermente più razionale, però l'istinto mio, diciamo, io dico che il mio istinto è il braccio che mi tira fuori, no? Come un po' la canzone di Jovanotti, che mi ascolto quasi sempre, perché il mio istinto mi ha Qual tirato è? fuori da tante circostanze, quindi non lo metto da parte, anzi, lo tengo sempre con me. È una guida, diciamo, in dei momenti in cui serve la decisione pronta. Ma quando, diciamo, devi prepararti ad una gara, no? Cioè, hai dei riti? Come gestisci l'ansia da prestazione? Sei molto ansioso oppure no? Ansiosa, diciamo, e sono emotiva. No, emotiva lo sono perché ci metto tanto cuore in quello che faccio, in tutto ciò che faccio, specialmente se una cosa mi interessa, ok? Raggiungere Sì. quell'obiettivo. Ho tanta testa, tanta passione e tanto cuore, quindi è normale che un po' di emozione, il battito accelera e lo devi saper gestire. Non ho dei riti Certo. chissà quali, sicuramente faccio tanta respirazione. Medito parecchio, prima della Ah. gara ascolto un po' di musica, ovviamente dipende dai generi perché dipende da come mi sveglio quella mattina, cioè ogni gara è a sé, in base all'umore che ho cerco di ascoltare Esatto. una canzone appropriata, se sto tanto accelerata devo cercare di ascoltare una canzone che mi crei un equilibrio, Che diciamo. ti Se calma. sono un po' morale, difficilmente in gara, quando sono in gara sono giù di morale, se sono un po' troppo calma devo alzare un po' i ritmi, cioè devo svegliare. Specialmente il sistema cognitivo, quindi mi attivo con canzoni differenti. Però questo Quindi fondamentalmente la musica è un po' una tua compagna di è la mia allenamento. strada. Sì, mi piace tanto ascoltare il piano. E quindi ti isoli un po' con le cuffie in pratica, cioè stai un po' per conto tuo. Io quelle 2 o 3 ore della gara mi isolo, cioè entro in una bolla dove, diciamo, non può entrare gente che mi toglie energia o che mi dia energia negativa. Io e il mio coach soffro perché devo andare a affrontare una competizione e ci vuole la massima concentrazione. Non si può sprecare un'opportunità. Tra magari gli insegnamenti che ti può aver dato il tuo coach, quello che ti ricordi di più, che ti ha magari motivata di più, non so, l'insegnamento prezioso che ti ha dato. Con Savio stiamo facendo veramente
un bellissimo percorso. Lui appunto mi sta seguendo per questa qualificazione e spero raggiungimento del passo olimpico. E penso che Savio non è che mi ha dato una sola cosa, ogni giorno cerca comunque, in base alla sua esperienza sportiva e poi da tecnico, di migliorarmi, di darmi quelle nozioni, quelle perle per far sì che io costruisca, no, una casa, a prescindere dalle mie caratteristiche, dal talento, da tante altre cose. Lui sta cercando di far emergere tutti i miei punti di forza, farmeli riconoscere e per caratterizzarmi ancora di più. Quindi tutti i giorni stiamo lavorando, Certo. tutti i giorni mi dà veramente degli ottimi indizi, tanto tanto aiuto mi dà, anche dal lato personale, non solo Davvero. come tecnico. È per questo che è proprio un coach, quindi. Sì, ripeto, sono molto contenta, ringrazio, lo saluto per il lavoro che veramente che stiamo svolgendo. Massima, una persona veramente che stimo tanto, professionale e che ci tiene, che veramente ama questo sport. È un grandissimo Savio. Ci teniamo ancora a salutarlo e poi sentirne parlare che lavorano con lui fa capire veramente ancora di più quanto sia un grande maestro, Molto una gran sincera. persona. Tra l'altro è arrivato un commento, allora, riferito a quello di cui parlavamo prima, evidentemente una persona che ti conosce bene. Mangia tranquilla, poi facciamo i massaggi. Vittorio Vari di Ferro, il centro estetico mio di fiducia, che saluto, Vittorio e Isabel Carosino, qui in un paese vicino da me, che diciamo vado a trovare molto spesso, persone veramente strepitose, serie, che lavorano veramente per fare del bene ai pazienti, dico io, non per interesse proprio, quindi mando un abbraccio a loro. Li saluto anch'io perché Dio, veramente Dio benedica i massaggiatori. E poi ci ha scritto anche Davide Crocicchio che dice: Ciao Silvia, grandissima te, ma soprattutto una persona dall'essenza pura, onorato di poterla trattare con i miei trattamenti. Qui abbiamo dei fan. Davide, una persona veramente, io dico, fuori dal normale. L'ho conosciuto da poco, un grandissimo massaggiatore, e una persona che ha studiato all'estero, una persona che ha fatto tanti sacrifici e che, diciamo, condividiamo molte cose, siamo quasi simili. Quindi lo Lui è ringrazio, gli mando i saluti e spero di vederci in presto. pratica il tuo fisioterapista. Un massaggiatore personale Perfetto, di qui. perfetto. Se ci sono altri commenti, ovviamente adesso guardiamo anche su Instagram. Ma allora, tra l'altro, Vanity Fair ci sta chiedendo come fai dopo aver affrontato un incontro che hai vinto. Dopo l'incontro vinto, dopo Come... l'incontro perso, perché è più No, difficile. dice dopo un incontro vinto, cioè presuppone che tanto l'hai vinto, cioè tanto li vinci, quindi No, sei perché è più semplice, avanti. no? No, Non dico, è ci più poniamo semplice. neanche il dubbio. No, vabbè, però è più semplice andare avanti dopo un incontro vinto perché hai tanta carica, comunque sta andando bene, tutto fila liscio e diciamo ti porti dietro, no, quell'energia, quel fuoco che ti fa andare avanti negli incontri successivi. Però sicuramente, magari non c'entra nulla, però mi collego, se c'hai una sconfitta davanti o se perdi l'incontro e poi ti ripescano, se ti ripescano, ovviamente è più difficile rialzarsi un attimo e ripartire. Comunque sia, la batosta c'è. Lì sta l'atleta a riuscire a distaccarsi, ormai quell'incontro è andato, cerchiamo di andarci a prendere almeno la finale per il bronzo, prima di perdere anche quella, quindi bisogna pensare positivo e distaccarsi, specialmente da quelle tentazioni negative che si sono provate prima, insomma, quando si è perso. E poi quando torni a casa? Per la gara successiva, l'allenamento successivo, oppure sei più riflessiva? Come... Io appena finisco la gara mi Sì. guardo i video, a caldo e a freddo, e noto proprio due cose, due ragionamenti completamente opposti, perché è normale, quando ragioni a caldo vedi tutto molto, come devo dire, non come dovresti vederlo, molto Sì, pensi... esaltato. Allora poi cerco di guardarlo a freddo, più razionale, più che altro vedo cosa non è andato, anche quando ho vinto vedo cosa non è andato, più di quello che è andato, tanto se ho vinto, e cerco di migliorare quando torno a casa quelle sottilezze, Certo. comunque quelle piccole minime che mi permettono poi di
di vincere la gara successiva, comunque di fare un'ottima prestazione, ecco. Comunque sì, ci lavoro molto su questo. Adesso sappiamo anche che, cioè, insomma, stai lavorando anche per le Olimpiadi, no? Quindi è un gran traguardo questo, no? Olimpiadi che poi 2020, alla fine è diventata Olimpiade 2021. Comunque, sicuramente un gran traguardo per tutto il karate. Sono veramente contenta per tutti gli atleti, per il karate proprio a 360 gradi, perché noi diciamo non siamo mai stato uno sport valorizzato per quello che facciamo, e noi non facciamo meno degli altri, anzi, come gli altri, forse anche più. Ci alleniamo con passione, comunque rappresentiamo la bandiera, quindi comunque facciamo, ci comportiamo come tutti gli altri atleti. L'unica cosa è che il karate non è mai stato preso veramente in considerazione. Adesso che finalmente siamo riusciti, sono riusciti far sì che entrasse alle Olimpiadi, questa cosa finalmente ci rende onore, Certo. forse saremo un po' più importanti, e non bisogna farsi scappare questa opportunità, quindi è normale che ce la metterò tutta, mi restano delle gare da fare l'anno prossimo, e poi vediamo come. Raccontaci un po' che è interessante, se ti va ovviamente. Io adesso sono quinta al mondo nel 68 kg. E ovviamente mi restano due gare da fare, l'europeo l'anno prossimo e un'altra gara, e se dovessero andare bene, quindi salire seconda nel ranking, dovrei qualificarmi alle Olimpiadi, insomma, posso qualificare alle Olimpiadi. Se così non dovesse essere, poi c'è la gara secca come ultima chance, e dove la federazione insomma deciderà di portare, e ovviamente chi fa podio alla gara secca, quindi chi rientra nei primi tre, c'è solo un terzo posto. Chi rientra i primi tre sul podio è qualificato. Detta così, una partita a pallone, Sembra invece. facile, una passeggiata, andiamo a mangiarci una pizza e via. Non è semplice, però sicuramente è una cosa che a noi diverte. Ci diverte, e se io penso a tutte quelle persone che non hanno avuto l'opportunità di partecipare solo alle gare per potersi qualificare, mi viene tanta voglia, tanta energia anche per loro, quindi spero di poter rappresentare l'Italia alle Olimpiadi. Grande, grande, ci rappresenti sicuramente. E ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per le gare che devi sostenere. E comunque vada, comunque, cioè, sicuramente avrai dato il massimo per tutti noi. Grazie, speriamo bene. Ho letto un commento di Enrico Pettoraro, il mio parrucchiere, lo saluto. Ciao, Vigi. Hai una marea di fan. Mamma mia. Vediamo allora su Instagram. Sì, dai, su Instagram commentano parecchio. Ti salutano tutti, guarda quanti fan. Ovviamente anche su Facebook, se avete commenti, fateli qualche storia, qualche aneddoto magari legato ai tuoi allenamenti con le tue colleghe di Kumite o del tuo percorso da karateka, qualcosa che ci vuoi raccontare di divertente. Da raccontare divertente, no scherzo, no, non ne ho fatte tante, no, per dire, però tipo mi è successo, hanno cambiato da poco il regolamento dove bisogna cambiare la giacca deve essere lo stesso colore delle protezioni, quindi se è rosso rosso, se è blu blu. Mi è successo che ho vinto l'incontro, nell'incontro successivo ho cambiato cintura, ora non mi ricordo se ero rosso o blu, comunque avevo la cintura di un colore e la giacca di un altro colore, e giustamente mi metto a bordo tatami e l'arbitro mi indica verso il petto, e io faccio no, ce l'ho il corpetto, giuro, e lui fa, mi spiega in inglese, dice no, praticamente sei di un colore ma la giacca è di un altro colore, quindi benissimo, avevo nemmeno un minuto di tempo, mi sono messa a correre di nuovo verso l'area warm up, l'avversario che mi aspettava, no, sì, No, guarda, e ansissima. diceva muoviti perché qui rischiamo di essere squalificati. Io correvo, sono cambiata subito la giacca perché ce l'avevo comunque a portata di mano. Sono corsa lì, però nel frattempo mi hanno, diciamo, ammonita e hanno tolto Savio dalla sedia e l'hanno fatto sedere fuori. Quindi mi ha accocciato quell'incontro. Lui, ah! Però alla Da fine l'ho fuori. E tu vinto, sono come? arrivata a. Sono subito riconcentrata, perché non era semplice, mi sono riconcentrata e poi un No, attimo infatti. distaccata. Ho detto. Perché poi magari era, non so. Non ricordo sinceramente se era semifinale di pool o finale di pool, però comunque avevo un'atleta abbastanza valida davanti, cioè sono tutte valide, però era un'atleta abbastanza Certo. brava, quindi mi dovevo un attimo dare una svegliata, non potevo rimanere nella parte deconcentrata, dovevo un attimo E ricordare.
Hai fatto questo combattimento senza coach? Com'è andata alla fine? Perché riesco a gestirmi molto bene, e ho avuto molte esperienze in vita mia dove ho combattuto anche senza coach, non ho questo problema. Però ovviamente se c'è Savio, comunque c'è un certo feeling, è meglio. Però da fuori comunque ogni tanto mi suggeriva, faceva, però ho portato a casa Sì, l'incontro praticamente. ansia perché vola. Poi comunque era distante dove avevo la giacca, quindi Sì, insomma, non è andata ma poi bene, non è andata bene. immagino tutti i tuoi compagni di squadra che correvano, ti aiutavano. Guarda. Bello. Ti chiedo una cosa che riguarda il combattimento, però non soltanto lato karate, ma lato arti marziali. Quindi, cosa ne pensi del lasciarsi contaminare da altre discipline marziali, altre discipline di combattimento? Qual è il tuo parere? Io rispetto tutte le discipline di arti marziali e non, però ovviamente penso che ognuno poi no, sa la strada che sta percorrendo. Non deve prendere idee, no? Che vanno su altri binari, bisogna rimanere sempre concentrati su quello che sta facendo. Però rispetto agli altri, diciamo, arti marziali, non esprimo giudizio perché alla fine io amo la mia e quindi continuo per la mia Sì. strada. Non amo, ecco, cambiare o altro, Sì, anche però amo la perché mia strada. magari uno quando, dimmi, Io quando si quando ero specializza magari non ha neanche tanto il tempo di. esatto, non hai tempo. Poi comunque vai in un'altra arte marziale, non sai come funziona, puoi rischiare infortuni. Comunque, cioè, siamo atleti che lavorano, no, in alto livello, è meglio evitare determinate cose. Vero, vero. Quindi in sostanza tu diciamo sei praticamente full time dedicata al comité sportivo. Cosa ti senti di consigliare a chi sta iniziando a praticare karate? O magari Beh, anche sicuramente. a chi magari sta iniziando il suo percorso agonistico? Beh, sicuramente quello che gli posso consigliare è che di non fissarsi troppo, nel senso, se ci sono sconfitte o vittorie, viceversa, di non prenderlo troppo sul personale, eccetera, specialmente quando si è piccoli, che bisogna divertirsi o altro, cioè di lasciarsi andare, ecco, di creare, di essere fantasiosi. Poi magari quando si cresce si cambia atteggiamento, però nella parte Certo. adolescenziale, con i ragazzini, bisogna divertirsi. Poi non si è obbligati a fare karate, l'importante è fare sport. È normale che io poi tiro verso di me e dico fate karate, ma non per combattere. Io dico fate karate perché a me il karate ha insegnato tantissimo, ha cambiato la vita, mi ha formata, mi ha reso una persona comunque, mi ha reso una persona migliore, ecco, insegna disciplina, rispetto del prossimo, al di là dell'avversario, del karate in sé per sé. Aiuta tanto anche nella vita, è uno stile di vita per me il Vero. karate, quindi poi scindo le due cose, però voglio dire la persona, quella che è fuori, anzi la riporti il triplo quando combatti, no? Sì, è Quindi vero. questo lo consiglio, lo consiglio. E di Cioè. divertirsi, perché alla fine combattere col sorriso e vincere una gara col sorriso è diverso che vincere la gara con molta pesantezza, che Sì. finisci, no? E non rimane nulla. Per chi invece magari non ha tutta questa fortuna o bravura, per chi magari perde ogni tanto la motivazione perché non trova queste conferme nelle gare o ecco, si sente un po' frustrato magari da qualche sconfitta, cosa consigli? Come si fa a recuperare la motivazione o a non perderla? Sicuramente è capitato anche a me di perdere e di dover ritrovare la motivazione, fa parte del gioco. Allora io dico che quando si inizia a giocare, prima di iniziare a giocare, già devi sapere a cosa vai incontro. E quindi di conseguenza preparare il cervello o comunque qualsiasi altra cosa a cosa ti aspetta, perché non ti può cogliere di sorpresa una sconfitta se sai che comunque si può perdere. Poi il karate, a maggior ragione, è uno sport situazionale al massimo, individualista e situazionale, quindi fa parte del gioco perdere. Quel giorno quell'atleta è più forte di te, o è stato più bravo di te, più fantasioso, ha messo un punto che non ti aspettavi, l'hai sottovalutato, succedono tante cose, tante dinamiche. E penso che il campione o l'atleta forte o quello che ha il carattere forte è proprio quello che si riesce ad alzare dopo una sconfitta e dire ok, ho perso, ora mi preparo e la prossima vediamo. Cioè,
ti deve un attimo scattare quella molla interiore. Non ti può scattare oggi, domani, però crescendo comunque, se hai un carattere tenace, dovrebbe scattarti quella molla di riscatto, di voler ottenere la prossima vittoria, di farsi notare la prossima gara. Questo penso io. Quindi deve nascere da dentro, questo io dico Beh. accendere. Anche il karate stesso forse che suggerisce questo metodo, perché anche Funakoshi stesso, riprendendo il libro Karate Do, il mio stile di vita, parlava del fatto che comunque bisogna essere molto tenaci, allenarsi continuamente, ripetendo, ripetendo, nonostante gli insuccessi, i fallimenti. Ma È una scuola di proprio vita anche. quello, io penso che ho imparato più dalle cadute, dalle sconfitte, che non dalle vittorie. Quindi meglio di questo non si può dire, cioè, nel senso, dalle sconfitte tu capisci cosa non è andato, su cosa ti devi preparare, cosa ti aspetta di nuovo. E lì bisogna ritrovare l'equilibrio e cercare di no, di diventare migliore di quello che si è. Ma invece capita a molti ragazzi di allenarsi al 100%, poi dopo andare in gara. Allora, magari è normale in gara poi avere una prestazione che magari è al 50% delle potenzialità, no? Però certe volte proprio c'è questo dislivello tra l'allenamento che va bene e la gara in cui uno non riesce proprio a. Allora, mi è capitato e io diciamo che in allenamento mi diverto tantissimo, faccio delle cose assurde, poi magari in gara succedono o non succedono, ovviamente dipende anche dall'avversario che è davanti, se non tutti gli avversari ti fanno fare ciò che vuoi, come io Certo. non faccio fare ciò che voglio agli altri, cioè è normale, lì sta chi padroneggia di più, chi prende il sopravvento, dico io, alla cime, cioè quando dai il via all'altro. Sicuramente l'allenamento è una cosa, la gara è un'altra. Però l'ideale sarebbe quello che provi in allenamento, riuscire a piazzarlo in gara, lì sarebbe una grande fare bingo. Però quello che non deve cambiare secondo me è l'atteggiamento, perché se si entra con lo stesso atteggiamento dell'allenamento, si fanno cose veramente belle in gara, veramente che la gente rimane a bocca aperta. Più che altro è l'atteggiamento di Forse come si approccia la gara. Perché diciamo, la persona è proprio. sempre la stessa. Solo che la tensione che non ti fa fare determinate cose o che ti frena, però sei sempre tu in allenamento, tu in gara, non è che in gara va un'altra Silvia o va mia cugina per dirti no, vado sempre io. Quindi bisogna forse anche ricreare quello stress da gara anche l'allenamento, magari, cioè allenarsi Questo sì, sono perfettamente con d'accordo. quello di impegno anche e di stress magari. Questo sono perfettamente d'accordo, infatti io a volte lo ricreo, tanto stress Sì. ricreo. Allora, oltre a simulare degli incontri, quindi combattimenti, simulo proprio, che ne so, con svantaggio, oppure simulo delle situazioni tattiche che soffro, oppure simulo, non so, distrazioni esterne che subentrano in gara e tu non devi badare a quelle distrazioni, ma rimanere concentrato, quindi avere il focus sull'avversario e sull'incontro da portare a casa. Sì, Quindi ci si allena in tante maniere, poi il cervello è pazzo, cioè nel senso puoi dare tante informazioni, ma se non lo riesci a no. dominare fa come. Quindi bisogna saper allenare anche la testa, io dico, Se ci no? vuoi parlare Altre di cose. questo, per me è molto interessante perché in gara ho visto molto spesso dei ragazzi che tirare fuori un'aggressività che li portava poi a non avere più il controllo e magari beccarsi anche delle ammonizioni. E fino all'Hansuku, eccetera, Hansuku Chiui, alla fine magari perdevano l'incontro, Sì, e altri vabbè. invece avere questa mancanza di autostima che non si notava in allenamento, che poi invece viene fuori in gara e la È mente li normale. blocca e rimangono proprio immobili senza fare quasi niente. Capita, no? Non so, cioè tu. No, no, capita. Allora, calcola che l'autostima penso sia una cosa che, oltre che devi avercela, devi anche allenare e devi conoscere un po' i tuoi punti di forza, se no vai in gara e non fai niente. Anche perché la tensione ti può mangiare se non la sai ben gestire. Sicuramente l'allenamento, ti ripeto, è diverso dalla gara, perché in allenamento non hai niente da perdere, non hai Vero. niente da farti vedere, non hai niente da dimostrare. In gara succede che devi iniziare a dimostrare a te stesso quanto vali, poi inizi a pensare agli altri, cosa errata, poi rappresenti comunque l'Italia, esempio, caso X, e comunque hai Certo. tante responsabilità,
inizi a riempirti di problemi ed è quello che poi ti inizia a frenare in gara e perdi di vista del cosa stai facendo, del perché lo stai facendo, che stai facendo una cosa che ti piace, che è la tua passione, perdi tutto ciò che ti fa sorridere e inizi ad entrare in un tunnel dove non esci più. E là succede che molti atleti comunque si bloccano. Vero. Succede, ripeto, succede che non riesci a gestire la tensione perché l'obiettivo è talmente tanto grande, la gara è talmente tanto importante per noi o comunque per gli atleti, che è tanta la voglia di ottenerla e di vincerla che ti carichi di responsabilità e perdi di vista quello che devi fare. Non sei più sciolto, non riesci a padroneggiare l'incontro, a gestirlo, inizi ad andare, no? Inizi a fare tecniche, cose fuori distanza. Succede. Sì, a volte si capita che magari uno sale pensando, beh, perderò adesso, magari a te non ti è mai capitato. No, che entri a fare? No, assolutamente no. Cioè, No, questo no, pensiero va eliminato, cioè i pensieri devono essere positivi. non bisogna nemmeno dirlo. Nemmeno non perderò, cioè non esiste, non c'è nel vocabolario, non deve esistere. No, 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 assolutamente. Questo è proprio. Diciamo bisogna essere mental coach di se stessi. Come no, come no. A proposito di mental coach, saluto il mio psicologo Stefano Albano che mi segue, stiamo lavorando molto, io, lui e Savio, in simbiosi, dico io, no? Quindi lo saluto. Grandi. Sì, perché questo aspetto è fondamentale alla fine. Cioè, la discriminante magari tra vincere e non vincere è proprio questo aspetto mentale che entra in gioco certe volte. Quanto il corpo, se non di più. Che io alcune gare stavo benissimo fisicamente, ma se la mente non è concentrata, non ha quel focus, non sei in quella sfera, in quella bolla dove sai già cosa devi fare e come comportarti, non ha senso che tu stia al top fisicamente. A volte ho fatto gare dove fisicamente stavo stanca, jet lag, viaggio, però mentalmente ero lì e chiunque si intrometteva veniva buttato completamente fuori perché c'ero solo io che andavo con un treno e ho vinto, nonostante fisicamente non c'ero. Quindi Pensate, mai dire mai. sì. Devo farti un'altra domanda, mi sa. Qual è l'avversaria che temi di più in questo momento o in generale? No, allora, sono sincera, di temere, temo solo me stessa quando a volte non sono, no, al top, quando non sono centrata e mi temo tanto, perché so che quando non sono centrata inizio a sfarfallare, ed è un peccato perché mi sono preparata tanto, non mi va di perdere l'occasione, allora devo cercare subito di centrarmi e mi faccio paura da sola, no? No, di temere non temo nessuno, è normale che rispetto tanto le mie avversarie, ci sono avversarie molto forti nella mia categoria e sicuramente non è un temere, ma dà fastidio l'imprevedibilità di un avversario, no? Come può dar fastidio il mio tipo di combattimento, che sono un po' imprevedibile, un po' pazza, Sì. e quindi può darmi fastidio, ecco, l'imprevedibilità, mi fa stare sulle spine, però non da temere o da non imporre il mio incontro, farmi e non no. Anzi, a me gasa incontrare Aspetta un gente attimo. forte di me, più creativa di me, a me gasa. Più l'atleta è completa e combatte, più a me piace, perché sennò divento un incontro morto e mi annoio. Che bello sentirti dire queste cose, sei proprio un guerriero dentro. Davvero, non sto nascondendo Cioè, niente, ci sono i miei non forti. ti piace la vittoria facile, te la vuoi giocare, sudare. Esatto, sì. Sì, proprio così. Progetti per il futuro, quindi adesso. Adesso niente, ci continuiamo ad allenare, vediamo, stiamo facendo un bel percorso su migliorare alcuni aspetti tecnici e tattici. Ovviamente aspettiamo direttive dalla nazionale italiana per la convocazione a Roma, per riunirci, per ricominciare i ritiri, insomma gli allenamenti con tutta la nazionale e il gruppo, per riprendere un po' e vedere i prossimi obiettivi. Per adesso gare penso non ce ne sono, avevamo il mondiale a Dubai, ma non so se si farà, io spero di sì, però secondo me no. Niente, un'altra gara annullata, e comunque saremo un bel periodo lontani dalle gare. Questa Mi cosa sa di sì. La prima quando sarebbe per ora?
Io spero il mondiale, però non sarà il mondiale, quindi sarà l'anno prossimo l'europeo. Beh, poi tra l'altro adesso, cioè, è difficile anche rientrare in una competizione, appunto, non allenati come lo si era prima, no? Infatti, guarda, non è tanto, sì, è anche l'allenamento, magari lo scambio, l'interazione, quello manca. Però più che altro è la sensazione gara, dico io, no? Quei brividi, quella sensazione, quel fuoco che ti viene quando combatti con la tua avversaria, insomma, che ti stai giocando una gara, un incontro, quello manca, quello non vedo l'ora di ricominciare. E quando manca quello, è normale che le prime competizioni che andremo a fare, io spero di riuscire a fare qualcuna prima dell'Europeo, in modo tale da sbloccare di nuovo, no? Di rompere il ghiaccio, è fondamentale perché, esatto. Quello fondamentalmente. Da quell'approccio. Sì, importante quello, eh. Comunque questa cosa del fuoco che senti quando cominci un incontro è una cosa che accomuna tutti voi del praticanti di Kumite, appassionati di Kumite. Ho letto tantissimi tantissimi post sui social appunto di atleti che dicevano: mi manca questa sensazione, no? Quella in cui piazzi l'uramawashi. Quel Diciamo fuoco. di gas, una tecnica che magari alleni tutti i giorni e poi la piazzi, di casa, quello è un poi fa punto, quindi a maggior ragione, cioè quasi quasi ti stupisce, nonostante l'alleni, piazzarla in gara, ti gasa e ti stupisce, cioè, wow, ce l'ho fatta, e quindi è una bella Certo. gratificazione. Qual è la tua tecnica preferita, se ce ne hai una? No, scherzo, scherzo, la dico. No, Tanto no, la no. vediamo, cioè. Non Ma la vuoi insomma, dire? no. No, a me piace tanto l'uramawashi e mi piacciono tanto le gambe. Mi piacciono tanto le gambe. Poi mi piace il jagu con le braccia. Quindi uramawashi e jagu. Però cerco di essere, di completarmi sempre di più perché mi piace essere un'atleta completa. Non mi piace l'idea di fare solo una, di saper fare solo una tecnica. Mi piace saper, avere un bagaglio completo in modo tale da non avere difficoltà in gara. Se voglio cambiare tattica, Buone, eccetera. puoi partire con qualunque tecnica. No, Senza dire quale. infatti, ma No, tanto scherzo. penso che le tue. Ma tanto, non si può nemmeno dire perché, ti ripeto, è situazionale. Si scherza, però è situazionale, quindi non sai mai quale piazzi. Magari alleni tutto un No, altro ma tipo di tecnica infatti. e in gara ti esce un'altra cosa. Ripeto, l'istinto ti fa Sì, fare cose infatti, strane. infatti. Anche perché, cioè, alla fine le tecniche nel kumite non sono tantissime, ma è come le combini poi che fa la differenza. Fondamentalmente sono quelle, però il problema è come le combini, come le crei e la preparazione all'attacco, quella sì, fa la differenza. Allora, è arrivata una domanda bellissima. Vi chiamate uguali? Silvia, ti è mai capitato di andare oltre in un combattimento? A volte è difficile contenere l'aggressività. Senso oltre? Oltre magari che appunto ti lasci prendere dalla foga, dall'aggressività e non gestisci, non controlli l'emotività, penso. No, crescendo l'ho saputa gestire sempre meglio questa cosa. Più che altro non era aggressività di voler far male all'avversario, questa non è mai stata la mia intenzione. Più che altro è la stessa la voglia di vincere, di non perdere incontri, di non andare in svantaggio, di mantenere il vantaggio, quello sì. Quindi quello magari da fuori può sembrare, no, una foga, quando invece è sicuramente la voglia di vincere, la voglia di portare a casa l'incontro. Comunque di andare oltre, no. Che comunque il gong dell'arbitro ti fermi, vinto o Certo. perso, ti dice: ma c'è massimo rispetto dell'avversario, ovviamente. Bene, allora io direi che intanto ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per innanzitutto per le prossime gare, quindi europei, mondiali, che sono Olimpiadi, qualificazione, giusto? Intanto comunque leggerai news, aggiornamenti, comunque vedrai l'evolversi delle gare nella Coppa Paese, quindi sarai aggiornata. Assolutamente. E non so se vuoi salutare qualcuno. Saluto tutte le persone, poi saluto ovviamente il direttore tecnico nazionale per i Fiaschieri con i vari coach, tutti i coach di compresi, il manager Mauro Peranzetti, della FIGICAM, presidente Falcone, il segretario Menucci, comunque tutto lo staff che ci sta seguendo affinché diciamo, questi nostri sogni si realizzano.
al di là delle Olimpiadi, ma comunque ce l'ho sempre seguito anche per altre competizioni, quindi saluto tutto lo staff, tutte le persone che ci seguono e che credono nel nostro percorso, insomma, che ci affiancano, perché da soli si possono raggiungere delle cose, ma in gruppo, essendo una grande famiglia, si possono raggiungere cose ancora più grandi e si può gioire insieme, quindi l'unione fa la forza, no? Da soli penso che non si va a nessuna parte senza il supporto, no? Delle persone che ci tengono e vogliono come noi raggiungere questi grandi obiettivi, quindi bisogna comunque dirvi grazie, a prescindere da tutto. Infatti anche noi ci teniamo tantissimo a salutare tutta la nazionale e a fare un in bocca al lupo ovviamente a te, ma anche a tutti i tuoi compagni e colleghi che Sì, stimiamo anche perché siamo tantissimo. tutti lo stesso sogno, quindi è giusto. Ma infatti poi tra l'altro essendo il primo anno poi delle Olimpiadi c'è un brivido particolare, quindi sogniamo tutti di esserci con i nostri atleti, poi chissà magari di... Anche di cioè di vedervi sul podio, ecco, questo è il sogno per tutti noi. Esatto, Speriamo, più atleti italiani ci sono, meglio è, no? esatto. Noi faremo cioè, facciamo sempre il tifo per voi, quindi ovviamente questo è per noi, cioè, noi daremo sempre il massimo supporto a quelli che sono i nostri atleti preferiti. Ovviamente. Sapendo che attualmente abbiamo appunto gli atleti sostanzialmente FIGILCAM che partecipano diciamo alle Olimpiadi, poi Speriamo bene. karate, speriamo che in futuro il karate diventi sempre più unito. Io spero che resti nelle Olimpiadi, guarda, io veramente me lo auguro, anche per i nostri, no? Eredi, successori, come li vogliamo chiamare, quelli che ci sono dietro, che comunque anche loro Esatto. meritano un futuro brillante e che realizzino tutti i loro sogni come lo stiamo facendo noi, fondamentalmente. Certo, Quindi infatti. migliorare la nostra nazione, noi stessi, allora si augura il meglio a tutti. Esatto, e tifiamo tutti per Comunque questo. volevo salutare Angela, che è una mia amica del mio paese, perché me l'hanno Grazie, detto, che mi ti spiego, salutano e ti supportano. e poi siccome manco, cioè non ci sono quasi mai in Certo. paese, sono sempre fuori, questo lockdown, questo blocco, questo Covid, è vero che ha creato cose negative, però da un lato ha fatto sì che io stessi più tempo con la mia famiglia, visto che Sì. comunque vedevo poco e niente, stando sempre fuori. E stessa cosa in paese, ora che mi vedono di più, magari si scambiano due chiacchiere, ci si raccontano delle cose, ed è bello, ecco, ed è No, bello cambiare infatti. discorso, stare sempre nello stesso ambiente, a pensare sempre alla stessa cosa. Bravo, infatti, alla fine non tutti i mali vengono per nuocere sotto certi aspetti. Il lato positivo c'è, ecco. Come no, certo. Bene, allora intanto grazie mille per questa intervista, veramente Grazie sei fantastica. Mi ha fatto a molto te. Grazie, grazie. Abbiamo piacere. lo stesso nome, dico, quindi grazie a Esatto, te, sì, che esatto. appena tempo. Ma che segno sei? Giusto una curiosità così che è estemporanea. Prima tu, dai, diciamo, Io vai. sono toro. Anche io, Toro ascendente gemelli. No, pure io ho ascendente gemelli. Di Ma lusso. guarda, quando prima parlavi del fatto che non è razionale, ma nello stesso tempo impulsiva, istintiva, ho pensato no, è del toro, però non lo posso dire adesso. Gemelli, un mix di opposti che... io il 7, il 7. Pensa un Migliori. po'. Siamo i migliori. Va Facciamo dire agli altri. bene. Va bene, dai, lo facciamo dire agli altri che siamo i migliori. Sì, no, infatti, assolutamente. Difendo la categoria, ma cioè, sono tutti belli. Bene, allora Grazie. grazie ancora. Quelli che ci hanno seguito, se volete fare dei commenti, comunque risponderemo anche dopo questa diretta. Spero vi sia Certo. piaciuta e perché no, nelle prossime, quando ci saranno delle gare, post gare, vinte, perse, non c'è problema. Noi ci Siamo siamo. sì, ci siamo, a prescindere tutto. Se Quando possiamo vorrai. arrivare a parlare di cose belle, insomma, dello sport, della vita, lo si fa tranquillamente col sorriso. Quindi grazie. Grande, grazie a te. E poi potrete vedere la diretta salvata anche su YouTube tra qualche giorno per rivederla, insomma, anche con calma anche su questo canale. Bene, noi ci rivediamo alla prossima allora. Grazie Prossima, allora, buona serata a tutti. anche a te.
Ciao a Grazie, tutti i ciao. fan e ciao Silvia, grazie ancora. Grazie a voi. Ciao.